Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. In tantissime mi avete chiesto, tantissime zucchine nell'orto, non so come conservarle perché praticamente siamo stufi di mangiare zucchine tutti i giorni, quindi dacci qualche consiglio di come conservare tutto questo ben di Dio che Madre Terra ci ha regalato, è stata molto generosa. Perché non possiamo mangiare zucchine tutti i giorni. Allora, oggi in particolare parliamo del metodo di conservazione attraverso l'essiccazione. In realtà questo metodo di conservazione è antichissimo. Non so se ricordate, le vostre nonne, ad esempio, che a fine stagione andavano all'orto e si usava a raccogliere proprio i pomodori verdi all'orto per non farli sprecare. E si tagliavano a fettine piccole piccole fine fine e si mettevano, si stendevano fuori alla luce del sole e li facevano essiccare. Ma cosa cambia? Far essiccare i prodotti fuori alla luce del sole e oppure attraverso l'essiccatore? Beh, cambia perché innanzitutto quando andiamo a essiccare dei prodotti fuori, durante la giornata il flusso dell'aria non è sempre uguale, quindi durante la notte, diciamo, il prodotto si riacquista un po' dell'acqua di cui si era liberato durante il giorno, perché durante la notte c'è un pochino di umidità. Se per esempio arriva il maltempo, eccetera, eccetera. Con l'essiccatore questo non succede, perché anche in tanti di voi mi avete detto: io ho comprato l'essiccatore, ma per questioni di pigrizia, di andare a vedere, diciamo, video su YouTube, non mi va, quindi l'ho comprato e l'ho messo lì in un angolo pieno di polvere e non lo voglio usare, non ci riesco. Guardate, date una piccola spolveratina all'essiccatore e riprendetelo, perché con questo aggeggino qui è possibile realizzare veramente tantissime ricette e vi farò anche, appena avrò un po' di tempo, tantissimi video, ma veramente basta che date sfogo alla vostra fantasia e potete veramente realizzare tantissime cose, anche snack gustosi da portare con voi durante le vostre giornate. Ad esempio, tagliate le vostre mele, le raccogliete dall'albero, fate delle fettine fine fine, ci mettete un po' quello che volete sopra, ad esempio la cannella, e portate con voi uno snack salutare fatto da voi. In più non ci sono zuccheri, in più non ci sono coloranti e non ci sono conservanti. Potete essiccarci i pomodori, i cachi, le banane, veramente tantissime cose. Ci potete realizzare dei dolci, va bene anche per chi segue una dieta crudista, quindi per chi vuole mangiare un pochino più salutare, ecco, e per chi vuole trovare un modo di conservare i prodotti del proprio orto, perché veramente non si può, diciamo, mettere tutto l'orto e fare dentro in questi vasetti sott'olio. Comunque vi farò anche dei video per i vasetti sott'olio. Allora, oggi parliamo di questo. Perché scegliere l'essiccazione? Perché innanzitutto ha un flusso di aria costante e quindi praticamente vai proprio a conservare il prodotto nel migliore dei modi, perché mantiene tutte le sue proprietà nutritive. È economico, abbiamo detto, perché vi serve veramente solo l'essiccatore e il prodotto che dovete essiccare. Ad esempio, oggi essicchiamo le zucchine, potete mettere sopra un po' di sale, oppure potete anche non mettere il sale per chi non ama mangiare il sale. Poi vi volevo dire una cosa: quando andate a comprare l'essiccatore, trovate queste grigliette. Per chi già ha usato l'essiccatore sa benissimo che a queste grigliette
possono rimanere appiccicate, che ne so, un po' di le fettine di pomodoro, oppure quando andiamo a essiccare delle foglie. Con questo essiccatore ci si può anche essiccare lo zafferano per chi fa, diciamo, un piccolo orticello e fa anche un pochino di zafferano. Perché comprare questi fogli antiaderente certificati proprio per stare a contatto con gli alimenti? Perché quando noi andiamo, diciamo, possiamo anche essiccare nello stesso giorno cose diverse che comunque il programma hanno il programma di essiccazione uguale, perché non tutte le cose hanno lo stesso programma di essiccazione. Però se noi non ci mettiamo niente, rischiamo che se qui mettiamo per esempio le fettine di pomodoro e qui mettiamo delle foglie essiccare, può succedere che cade qualche residuo nel vassoietto di sotto. Quindi per non far succedere questo, mettiamo anche questo che ci aiuta a spiccicare, facciamo così, a staccare meglio il prodotto dal vassoietto e non ci rovina la figura che abbiamo fatto. Sono sicura che mi fate queste domande perché già me l'avete fatto l'anno scorso. Per quanto tempo posso usare questi fogli? Allora, questi fogli potete utilizzarli per migliaia di volte. Quando vi accorgete che sono ormai da buttare, non sono più buoni, quando le cose non cominciano a non staccarsi più bene, quindi è molto facile accorgersi di questo. Quindi questi li dovete comprare a parte, si puliscono con un panno umido. Queste grigliette qua sono facilissime da lavare, le potete mettere anche in lavastoviglie. Poi vi faccio vedere, un'altra domanda che mi avete fatto, che essiccatore ci consigli? Perché alcuni di voi hanno un altro tipo di essiccatore. Allora, questo qua ha un flusso di aria verticale, ok? Che secondo il mio parere è quello più giusto, perché molte di voi hanno degli essiccatori con flusso d'aria orizzontale. Cosa può succedere? Che i vassoietti di sotto si essiccano di più, a volte rischiate di bruciarli, e il vassoietto di sopra può rimanere umido, non essicca bene i prodotti che rimangono in alto, e quindi poi ci potrebbe essere il problema che possono fare un pochino di muffa. Infatti, chi ha questo tipo di essiccatore, diciamo che ogni tanto apre e cambia questi vassoietti, e con questo non succede. Allora, andiamo a mettere i vassoietti così, è molto semplice. Non sovrapponete il prodotto che mettete all'interno del vassoietto. È facile, inseriamo tutti i vassoietti. Ecco qua. Poi, se avete tante cose che essiccare, una volta che vi trovate bene, una volta che avete comprato l'essiccatore, questi si attaccano, cioè ne potete comprare anche un altro e lo attaccate davanti, se avete tanto prodotto. E poi si chiude e si sceglie il programma adatto, dovete leggere proprio, nelle istruzioni c'è scritto, per ogni alimento c'è un tipo di essiccazione, un tempo dedicato, e andate a premere, ecco il tasto giusto. Quindi è molto veloce, molto pratico. Spero di essere stata utile in questo video. Fatemi sapere per qualsiasi cosa, sono sempre qui, come sempre.